Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Nella passata lezione abbiamo veduto, per quanto brevemente, che cosa siano il quarto e il quinto principio nell'uomo, ovvero la mente istintiva e l'intelletto. Come abbiamo detto, l'uomo ha già superato lo stadio del quarto principio ed ora è entrato nella cosciente realizzazione del quinto, l'intelletto. Alcuni della nostra razza hanno sviluppato considerevolmente questo principio, sebbene noi non abbiamo praticamente conquistato se non una piccola parte di questo nuovo territorio, ed un grande compito stia ancora innanzi a noi. Altri uomini, invece, sembrano avere una coscienza quasi interamente limitata entro la mente istintiva ed hanno soltanto un barlume di intelletto. Ciò è vero non solo per le razze selvagge, ma molti, forse moltissimi, dei cosiddetti uomini civilizzati non hanno ancora appreso ad agire secondo il proprio intelletto e sembrano lieti di permettere ad altri di imporre le loro vedute seguendo certi leader con la supina attitudine delle pecore. Ma la razza progredisce sempre. Adagio, ma sicuramente, e molti ora pensano con la loro testa, si rifiutano di ricevere le idee belle fatte ed insistono per conoscere direttamente da se stessi. Quando consideriamo che vi sono molti uomini nei quali il quinto principio è così scarsamente sviluppato e che la nostra razza non ha fatto che pochi passi nel campo dell'intelletto, cominciamo a riconoscere quanto debba essere difficile per molti di noi comprendere anche debolmente i principi ancora più alti che sono dentro di noi. È qualche cosa di simile all'uomo nato cieco, che si sforzi di comprendere cosa sia la luce, o del sordo muto che cerchi di farsi un concetto mentale di ciò che sia il suono. Essi non possono farsi che un'idea molto approssimativa di queste esperienze. Un uomo che non avesse mai assaggiato qualche cosa di dolce non potrebbe farsi un'idea di cosa sia lo zucchero. Senza l'esperienza o la coscienza delle cose, la nostra mente è incapace di formarsi dei concetti. Ma quasi tutti noi che siamo stati attirati da queste lezioni o che ce le siamo attirate, abbiamo avuto esperienze che ci pongono in grado di comprendere qualche cosa di questo sesto principio. Abbiamo avuto barlumi di coscienza che ci aiutano a comprendere qualche cosa di ciò che sia la mente spirituale. La tendenza verso l'occultismo, la sete dell'anima per aver maggior luce, sono indicazioni che il sesto principio, la mente spirituale, comincia ad adombrarsi nella nostra coscienza e quantunque possano passare dell'età prima di risvegliarci ad una piena coscienza spirituale, pure possiamo già essere influenzati ed aiutati da essa. Questo disagio spirituale ci è causa, sovente, di grande sconforto, fino a che non ci troviamo sulla giusta via della saggezza, ed anche dopo questo ci sentiamo più o meno insoddisfatti delle briciole che ci cadono dalla tavola della conoscenza. Ma non disperate, o ricercatore della verità. Queste pene non sono che il travaglio della nascita spirituale. Grandi cose vi stanno dinanzi. Abbiate coraggio e non temete. Verso la fine di questa lezione vi parleremo del processo dell'illuminazione o coscienza spirituale che è venuta o sta per venire a molti di noi. E ciò che abbiamo da dirvi potrà gettar luce su molte esperienze avute da voi e sulle quali non avevate avuto fino ad ora nessuna spiegazione. Ora tratteremo del sesto principio, la mente spirituale, soggetto che riuscirà
più o meno facile, a coloro che hanno avuto barlumi di coscienza da questo piano dell'anima, ma che sarà irto di difficoltà e di angoli oscuri per coloro che non hanno ancora raggiunto questo stadio di sviluppo. Il settimo principio, lo spirito, è oltre però la comprensione di ognuno, eccetto quelle poche anime illuminate, dentro e fuori del corpo, che sono così al di sopra dell'uomo ordinario, quanto il medio uomo illuminato è al di sopra dell'abitatore delle foreste. Noi possiamo però dirvi abbastanza perché possiate farvi un'idea generale di ciò che si intende per spirito. Ma la cosciente realizzazione di esso è ancora al di là del presente stato dell'umanità. Fa bene però conoscere l'esistenza dello spirito, poiché ciò vi aiuterà a comprendere qualche cosa della mente spirituale, la quale è il mezzo di comunicazione con la coscienza intellettuale. La comprensione della mente intellettuale, però, ci dischiude tale un mondo meraviglioso di pensiero che possiamo contentarci di rimandare la comprensione dello spirito fino al tempo in cui ci saremo tanto sviluppati da identificarci con la sua coscienza. Il sesto principio, la mente spirituale, è stata chiamata da alcuni scrittori mente supercosciente. Frase felice, poiché fa distinzione fra mente subconsciente o mente istintiva, di ordine più basso, e mente cosciente o intelletto. Mentre infatti la mente spirituale è fuori dal regno della coscienza umana ordinaria, purtuttavia è una cosa molto differente dalla mente inferiore o istintiva. La reale esistenza della mente spirituale si è resa manifesta soltanto in un limitato numero di esseri umani, ma vi sono molti che sono stati coscienti di un qualche cosa di interiore più elevato, che li conduce a pensieri, a desideri e ad atti più alti e più nobili. E ve n'è anche un numero maggiore che riceve un debole barlume di luce dello spirito. E sebbene essi non lo sappiano pure, sono più o meno influenzati da esso. Infatti, tutta la razza umana riceve qualcuno dei suoi benefici raggi, sebbene in alcuni casi la luce è così oscurata dalla densità della materia che circonda l'uomo, che il suo crepuscolo spirituale è quasi simile all'oscurità della notte. Ma l'uomo sta sviluppandosi sempre maggiormente, scartando involucri dopo involucri e facendo ritorno lentamente alla casa paterna. Un giorno la luce splenderà su tutti. Tutto ciò che noi consideriamo come buono, grande, nobile, proviene dalla mente spirituale e si manifesta gradualmente nella coscienza ordinaria. Alcuni scrittori orientali preferiscono la parola proietta, che più esattamente indica il processo per mezzo del quale il raggio di luce è mandato entro la coscienza dell'uomo che non ha raggiunto lo stadio superumano della piena coscienza spirituale. Tutto ciò che è venuto all'uomo nella sua evoluzione, che lo sospinge verso l'elevatezza, è il vero sentimento religioso. La cortesia, la giustizia, l'altruismo, la pietà, la simpatia, eccetera, sono venute a lui mercé il lento sviluppo della sua mente spirituale. Il suo amore per la divinità, come quello per il suo simile, gli sono venuti da questa via. E come questo sviluppo progredisce, l'idea di giustizia si allarga, la compassione diviene più sentita, e il senso dell'umana fratellanza si approfondisce sempre di più. L'idea dell'amore si sviluppa sempre più assieme a tutte le altre qualità
che gli uomini di tutti i credo definirono buone e che possono essere riassunte nel pratico tentativo di vivere gli insegnamenti di quel grande maestro spirituale che risponde ai noti versetti: ama il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima tua, ed anche ama il prossimo tuo come te stesso. Quando la coscienza spirituale dell'uomo comincia a sentire il senso della realtà dell'esistenza di un supremo potere, il senso della fratellanza umana entra gradualmente nella sua coscienza. Egli non può ottenere queste cose dalla sua mente istintiva, né il suo intelletto può fargliele sentire. La mente spirituale non va contro l'intelletto, ma lo trascende. Essa trasmette all'intelletto certe verità che trova nelle proprie regioni mentali, e l'intelletto le elabora. Ma esse non sono originate dall'intelletto. L'intelletto è un freddo ragionatore. La coscienza spirituale è calda e viva di alti sentimenti. Lo sviluppo dell'uomo verso una migliore e più completa idea del divino potere non proviene dall'intelletto, sebbene questo ragioni sulle impressioni ricevute e cerchi di costituirle in sistemi, in credo, in culti, eccetera. Né l'intelletto può darci il senso di sviluppo delle relazioni tra uomo e uomo o della fratellanza umana. L'uomo è ora più amorevole verso il suo simile e verso le forme di vita a lui inferiori di quanto non lo fosse nel passato. Ciò non avviene soltanto perché l'intelletto gli insegna il valore della cortesia e dell'amore. Non si può diventare cortesi ed amorevoli per mezzo della fredda ragione. Al contrario, egli è divenuto più amorevole perché sono sorti dentro di lui certi impulsi e desideri provenienti da qualche ignoto luogo che lo pongono nella impossibilità di fare diversamente, senza sconforto e senza grave pena. Questi impulsi sono altrettanto reali quanto gli altri impulsi o desideri, e con lo sviluppo spirituale dell'uomo questi nobili impulsi divengono sempre più numerosi, sempre più forti. Se guardiamo il mondo di solo 2 secoli fa, noi riconosceremo quanta maggiore amorevolezza vi sia oggi più di allora. Ma non inorgogliamoci di ciò, perché noi sembreremo semplicemente dei selvaggi a coloro che verranno dopo di noi e che si meraviglieranno della nostra inumanità verso i nostri fratelli. Con lo sviluppo spirituale, l'uomo sentirà sempre più il vincolo che unisce all'umanità, lui e gli altri, ed amerà sempre più profondamente il suo prossimo. Egli soffrirà nel veder soffrire gli altri, e quando il suo dolore avrà raggiunto un certo livello, allora cercherà di porvi riparo. Col passare del tempo e col progredire dell'uomo, le terribili sofferenze a cui sono sottoposti molti esseri umani oggi diverranno impossibili, poiché in seguito ad una maggiore crescita della coscienza spirituale della razza, le pene degli uni saranno così vivamente sentite da tutti gli altri che non sapranno resistervi ed insisteranno perché le condizioni vengano mutate. Dalle più profonde latebre dell'essere umano si innalza la protesta contro l'indiscriminato soddisfacimento degli impulsi della nostra natura inferiore. E sebbene essa via sovente messa in tacere, pure va facendosi sempre più insistente finché saremo costretti ad ascoltarla. L'antico racconto che ognuno di noi ha 2 consiglieri, uno per orecchio, che ci consigliano a seguire le più alte ispirazioni, l'uno
mentre l'altro ci tenta a seguire il sentiero più basso, è dimostrato praticamente vero dagli insegnamenti occulti che riguardano i tre principi mentali. L'intelletto rappresenta l'io cosciente di ogni media persona. Questo lo ha da una parte la mente istintiva che gli manda di continuo gli antichi desideri e impulsi di una precedente vita meno sviluppata, desideri che erano al loro posto negli stadi inferiori di sviluppo, ma che sono fuori di luogo per l'uomo che vuole progredire. D'altra parte, la mente spirituale manda le sue aspirazioni all'intelletto, sforzandosi di tirare a sé la coscienza, così da aiutare l'uomo nel suo sviluppo e spingerlo a padroneggiare e controllare la sua natura inferiore. La lotta tra la nostra natura superiore e quella inferiore è stata constatata da tutti gli osservatori accurati della mente e del carattere umano, e molte sono le teorie che sono state messe avanti a questo proposito. Nei tempi passati si insegnava che l'uomo era tentato dal diavolo, da una parte, e sostenuto dall'angelo custode, dall'altra. Ma la verità, nota a tutti gli occultisti, è che la lotta fra i due elementi della natura umana, non realmente combattentisi, ma ognuno dei quali seguendo la sua propria linea di azione, costringe l'io ad uno sforzo perenne per trovare la giusta via. L'ego è in uno stato transitorio di coscienza e la lotta è veramente dura qualche volta, ma l'uomo nel suo sviluppo riesce a volte ad elevarsi al di sopra delle attrazioni della sua natura inferiore e la sorgente coscienza spirituale lo rende capace di comprendere il vero stato delle cose e lo aiuta nell'affermare la sua padronanza sul sé inferiore e nell'assumere un'attitudine positiva verso di esso. Nello stesso tempo, egli si apre alla luce della mente spirituale, mantenendo un'attitudine passiva verso di essa, senza resistere alla sua azione e al suo potere. La mente spirituale è anche la sorgente della ispirazione, che certi poeti, pittori, scultori, scrittori, eccetera, hanno ricevuto in tutti i tempi e che ricevono ancora oggi. Essa è la sorgente dalla quale il veggente trae le sue visioni, il profeta le sue profezie. Molti che si sono concentrati su alti ideali hanno ricevuto da questa fonte rare informazioni che hanno attribuito ad esseri di un altro mondo, angeli, spiriti o Dio stesso, ma tutto viene dal di dentro. È la voce del sé superiore che parla. Con questo non vogliamo dire che alcune comunicazioni non possano giungere all'uomo da altre intelligenze, lungi da noi, che sappiamo che alte intelligenze comunicano con l'uomo per il canale della sua mente spirituale, ma molto di ciò che l'uomo ha attribuito ad intelligenze al di fuori di lui gli è realmente pervenuto da lui stesso. E l'uomo, con lo sviluppo della sua coscienza spirituale, può venire a contatto con questa parte più alta della sua natura e divenire così possessore di una conoscenza tale che l'intelletto non ha nemmeno osato sognare. Alcuni alti poteri psichici sono alla portata dell'uomo per questa via, ma essi non possono essere raggiunti fin tanto che l'uomo non si sia elevato al di sopra delle attrazioni della sua natura inferiore, perché altrimenti l'uomo potrebbe usare questi doni per bassi fini. È soltanto quando l'uomo non cerca più i poteri per uso personale che questi gli pervengono. Questa è la legge. Quando l'uomo apprende l'esistenza della sua mente spirituale e comincia a riconoscere i suoi suggerimenti e le sue indicazioni, egli rafforza i legami che lo uniscono ad essa e di conseguenza riceve luce sempre più intensa.
Quando impariamo a confidare nello spirito, esso risponde inviando sempre più frequenti raggi di illuminazione. A seconda che uno sviluppi la coscienza spirituale, si affida sempre più a questa voce interiore e diviene sempre più abile a riconoscerla e a distinguerla dagli impulsi dei piani mentali inferiori. Egli apprende a seguire le indicazioni dello spirito e a lasciarsi guidare dalla sua mano. Molti di noi hanno appreso la realtà di essere condotti dallo spirito. A coloro che hanno riconosciuto questa guida, noi non abbiamo bisogno di dare maggiori spiegazioni, poiché essi comprendono ciò a cui alludiamo. Quelli che non hanno avuto ancora di queste esperienze debbono aspettare fino a che venga il tempo anche per loro. Noi non possiamo descriverle, poiché non vi sono parole per descrivere cose che sono al di là della parola. Verso la fine di questa lezione, noi daremo un piccolo cenno di qualche fase di illuminazione o del risveglio della coscienza spirituale che è venuta ad alcuni di noi e che verrà a tutti in questa o in una futura fase del loro sviluppo. Ora dobbiamo affrettarci ad una breve considerazione di ciò che può essere compreso in parte soltanto da pochi di noi, ovvero del settimo principio, lo spirito. Come vi avvicineremo noi a questo soggetto che pure dalle anime più avanzate non può essere compreso se non vagamente? Come può il finito comprendere ed esprimere l'infinito? Lo spirito, il settimo principio dell'uomo, è la scintilla divina, la nostra più preziosa eredità dal potere supremo. Un raggio del sole centrale, il vero sé. Le parole non possono descriverlo, la nostra mente non può concepirlo. Esso è l'anima dell'anima nostra. Per comprenderlo dovremmo comprendere Dio, poiché esso è una goccia del grande oceano di spirito, un granello di sabbia sulla spiaggia dell'infinito, una scintilla della sacra fiamma. Esso è quel qualche cosa dentro di noi che è la causa della nostra evoluzione attraverso lunghe e dure età. Fu il primo ad apparire e sarà anche l'ultimo a mostrarsi nella pienezza della coscienza. Quando l'uomo raggiungerà la pienezza della coscienza spirituale, egli sarà tanto al di sopra dell'uomo comune da non potersi al presente concepire dal nostro intelletto. Conficcato entro molti involucri di materia, esso ha aspettato durante lunghe età per ottenere anche un debole riconoscimento e dovrà attendere anche maggior tempo per raggiungere la piena coscienza. L'uomo dovrà ascendere molti gradini di sviluppo, dall'uomo all'arcangelo, prima che lo spirito possa reclamare tutto ciò che gli spetta. Lo spirito è quel qualche cosa dentro l'uomo, che più si avvicina al centro, che più si avvicina a Dio. Soltanto in qualche prezioso ed occasionale momento noi diventiamo consci dell'esistenza dello spirito dentro di noi e in tali momenti siamo sicuri di essere alla temuta presenza dell'inconoscibile. Questi momenti possono venire quando siamo compresi da profondo sentimento religioso, mentre siamo intenti alla lettura di qualche poema che porti un prezioso messaggio d'anima ad anima, in qualche ora di profondo sconforto, quando tutti gli aiuti umani non hanno più efficacia su di noi e le parole degli altri ci sembrano scherno, in momenti in cui ci sembra tutto perduto e sentiamo la necessità della parola di un essere che è al di sopra di noi. Quando questi momenti di illuminazione arrivano, essi lasciano dentro di noi una pace assoluta e noi diventiamo esseri differenti da quel che eravamo prima.
Nel momento dell'illuminazione o del sorgere della coscienza spirituale, noi sentiamo la reale presenza dello Spirito e diveniamo consci della nostra relazione e connessione col centro della vita. Per mezzo dello Spirito, Dio si rivela a noi. Ma non possiamo trattenerci più a lungo su questo soggetto. Esso è oltre il nostro intelletto e le parole usuali sono troppo inefficaci per parlare di ciò. Coloro che hanno inteso l'impulso della mente spirituale sono stati debolmente consci della presenza dello Spirito, sebbene non abbiano potuto comprendere il suo pieno significato. E coloro che non hanno sperimentato queste cose non potrebbero comprenderci, anche se scrivessimo dei volumi della nostra imperfetta e non sviluppata concezione del soggetto. Così passeremo ad altro, con la fiducia di aver risvegliato nelle vostre menti almeno un debole desiderio di essere risvegliati ad una più stretta comunione e contatto con questa più alta parte del nostro sé. La pace dello Spirito sia con voi.